do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. Buongiorno. Ma oggi non sapete che giorno è? Sì, venerdì. Ok, venerdì. Che giorno? Com'è niente? Il numero, che numero stiamo oggi? 8, e quindi che cos'è? La festa delle donne. Ah, ok, e gli auguri a me quando mi li fate? Auguri. Auguri. Grazie, amore. Tu ti vuoi un regalino per me? Non avevi un regalino per me? Più tardi. E quando più tardi? Come te ne vai a scuola? Quando torno. Quando torni. Ah, sveglio. No! Ah, Michelle. Chi stai, Michelle? Mazza, quanto sei leggero. Comunque. Sì. Sì? Sì. E io come sono, come mamma? Diciamo. Come diciamo? Come diciamo? Perché diciamo? Perché a volte urli. Urlo perché mi fate arrabbiare. E vi do pure uno schiaffo perché mi fate arrabbiare. Ma no, perché mamma non vi vuole bene. Mamma vi vuole bene, però voi mi fate sempre esaurire, mi fate sempre urlare, mi fate sempre arrabbiare, mi fate sempre. Mi dico, mamma, fate sempre queste schizzoni. Ya, ma vatti a mettere le scarpe da messo, ok? Metti il grembiule, eh? Madonna, guardate quelli lì c'erano, questo bambino è proprio leggerissimo. Scendi, eh? Mannaggia, tutto trasformer. Comunque, Gero rotto. Giusto un po', eh. Buongiorno e bentornati in un nuovo vlog. Io ora, insomma, finisco di fare le mie cosine qua. Tra poco viene anche mia suocera. I bimbi, niente, sono latte, questo è Vincenzo. Vincenzo il latte non se l'è bevuto proprio. Non so come dice che se l'è bevuto. Abbiamo finito ora di fare colazione. Ora aspettiamo che viene mia suocera. E niente, vabbè, solite cose. Accompagno i bimbi a scuola, poi torno a casa e sempre solite cose. Jacopo per fortuna sta ancora dormendo. Tanto sicuramente tra poco il tempo che suona mia suocera, insomma, che viene e si sveglia pure Pio. E vabbè, prima che me ne vado sistemo un attimo un pochino sta cucina. Grazie amor, Maro. Guardate Vincenzo, questo qua è il regalino. Questo qua è il regalino di Vincenzo. Che è scritto per Vincenzo. Mi scrive per mamma. Da Vincenzo. Per venerdì 8 marzo. Mamma, tanti auguri. Tutta la famiglia. Ti ama, ti ama. Mamma, io ti amo tantissimo. Pure papà. Cristian, vinciabile a nonna. Pure papà. Cristian, pure Jacopo Pio. Tanti auguri per la festa della mamma, ti voglio bene, tanti auguri per la festa della donna. Ah no, cosa è scritto della mamma? Beh sì, è scritto qua, per la festa della mamma. Faremo, qua l'hai cancellato però, faremo tutto noi. Ecco, da chi sei? Grazie amore mio. Questa è quella letterina che ha scritto Vincenzo. Ah no, non è lettere. Nel frattempo è venuta anche la nonna, che già non ci sta più, è uscita dalla scena. Grazie amore, un bacione. Ah, però mi spezzi il collo. Ma dai l'auguri pure a nonna. Andiamo. Stiamo uscendo. Andiamo da zia a prendere un caffè. Ho detto se voleva venire lei stamattina, però insomma non è potuto venire perché ha fatto tardi. Ho detto vabbè, anch'io festeggiamo così la festa delle donne, almeno ci prendiamo un caffè insieme. Niente ragazzi, ho fatto solite pulizie.
devo fare le lavatrici, sto stracolma di panni, stracolma. È arrivata la lavatrice, ragazzi, ora subito in moto. È venuto un attimo Giuseppe. Io ho fatto pure una lavata per terra con la stufa a vapore, tanto. Allora, questo è il dietro. Ciao amore, buongiorno. Wow, la nostra prima lavatrice. Questa è la prima che compriamo. Wow, chi è qua? Ah, è bagnata, perché fanno le prove? C'è. No. Wow. Oh, oh. Wow, wow. Wow, wow. Wow. Oh, bella. Aspetta. Sta la busta là sotto. Sta un po' di plastica là. Mamacita. Senti, mamma, fai tutti i collegamenti tu. Chi è? Che succede? Pavimento? Ah, eccolo. Aspetta. Ok. Senti, però, ecco, sei un po' ignorante. Vediamo un po'. Sì, sei... buongiorno. Vabbè, altre cose. Sì. Questo è l'interno, ragazzi. Vabbè, dopo ve la faccio vedere. Mo Giuseppe sta pure al telefono. Una vostra? Amo, questa è a 4 qua. Lo so. Tanto guarda YouTube. Oh! Guardate. C'è proprio il pulsantino YouTube e poi non lo so, Netflix, è compreso anche Netflix. Sì. Che devo fare? Il piede. Senti, sacri cosi qua, gommini. Ah, forse per piede, per non farlo. Sì, i gommini secondo me per piede, vedi? Ci stanno i piedini? No. Oh. Eh? Non vado a strusciare, eh. Ma lo dici, lo posso accendere? Ah, oh, ora la parete non sarà più tanto vuota. Ora la sono più vuota. Mantieni, aspetta il filo. Caricate. Ma lo prendete in mano io, eh? Ah, oh, ma stasera mi devo mettere qua per delle televisioni. Oggi no, che non c'ho tempo. Monitor domestico. Un minuto. Naturale, un minuto. Finalmente la TV. Ma perché ho fosse mattate se non mi sei già YouTube? Nazionale, premium, nessuno. Nazionale. Ma ora devi fare la ricerca però. Ah? Devi fare la ricerca. Ah, sì, no, e poi forse abbiamo fatti. Ah, aspetta, vuoi un caffè? No. Qua non ne lascio più i fiori. Ci abbiamo l'appio che dorme. Che di mette? Olio. Ah, ok. Poi abbiamo Christian. Comunque oggi, prima che me ne sono andata, perché sono andata a prendere Vincenzo a scuola, Madonna che paura, pensavo che c'era. Ho attivato per la prima volta qua la lavatrice. E intanto sta accesa. No, che cavolo ho fatto? Mo' spenta. No, aspetta.
No, no, aspetta, quella mo si ti attacca, no. Porco, come si annulla mo il lavaggio, scusa, eh? Vabbè, faccio dopo, eh. Ruvido. Vieni. No. Stiamo andando al compleanno del di Antonio, il figlio della nostra amica, il bimbo che vi feci vedere. E oggi compie 4 anni. È nato il giorno della festa della donna. Io stamattina l'ho visto, madonna, mi sono proprio dimenticata degli auguri. Sono andata un attimo da Piazza Italia. Prima gli ho preso un pantalone con una maglietta. Io volevo prendere qualcosa a maniche corte, però Piazza Italia aveva solamente le magliettine. Sinceramente avrei preferito più un completo, ma non ne aveva. Niente, ho finito ora di fare il vlog. Sono andata a prendere Vincenzo al catechismo, ai canti. Tu sai, il giubbottino, praticamente. E niente, poi andiamo alla festa di compleanno. Stamattina ho avviato la lavatrice, insomma, per provarla. Sì, mettiglielo un po'. Per provarla, poi siccome era luna mi ha chiamato mia suocera, ha detto: Deborah, corri qua con la lavatrice, e quello Giuseppe non aveva messo le guarnizioni sotto e ci mancavano i piedini. No, non avevo tolto che cosa? I perni che mantenevano il cestello all'interno, e quindi si poteva rompere la lavatrice. Davvero? Chiudelo. Madonna mia. E comunque subito poi sono venuta qua e ho staccato tutto. Comunque ragazzi, niente, ora stiamo andando a casa al compleanno di questo nostro nipotino acquisito. Niente, andiamo, dai, prima che si fa ancora più tardi. Il video lo fai dopo. Vinci, pure voi dovete posare il telefono, dai. Guardate ora che differenza con la TV, ma la fortuna mo funziona. Infatti stavamo guardando il film della... guarda, hai tolto sotto carica il telefono del tuo fratellino, aspetta, sempre Monello, Jacopo Pio, ho messo a caricare il telefono di Bimbo. Ciao! Ciao! Andiamo a vedere di là anche la lavatrice a che punto sta, attento ai piedini. Oddio, Giuseppe si è messo nelle orecchie. Ma no, Giuseppe, canzona, sonna tu. Allora, qua abbiamo ancora lo scatolone, che Giuseppe deve comunque conservare lo scatolo della TV. Ho messo a fare la lavatrice prima, perché oggi ve l'ho spiegato, no, comunque la lavatrice faceva un casino. Alla fine ci mancavano i piedini. Ma si è spenta proprio, ok, è finito ragazzi. Però guardate com'è bella. Questa qua è la nostra prima lavatrice. Non ne abbiamo mai comprata una, ve l'ho detto già, insomma. Ed è molto molto carina. È 8 kg. Ha il motore Zen, che dovrebbe essere, cioè dovrebbe essere, è un motore infatti silenzioso. E poi niente, c'ha tutti questi programmini qua. È della, appunto, della Whirlpool. E niente, qua c'è il maniglione. Andiamo un po'. E all'interno, non ci fate caso, io comunque devo ancora sistemare, sto ancora incasinata di panni. All'interno mi hanno dato anche una capsulina, insomma, queste qua. No amore, non devi toccare, mamma, è acceso. Vabbè, fa pure la musichetta. Comunque mi hanno dato questa capsulina di Dash, che ho anche usato ora per fare la lavatrice. E mo vabbè, ormai no amore, non si gioca qua, mamma, ecco che devi fare, mamma. E mettiamo i panni, vieni. No, no, non mi toccare niente, vieni qua, mettiamo i panni qua dentro, dai, non si tocca, ecco.
Mettiamo i panni qua dentro, dai. Dai, cacciamo i panni, vieni. Aiuta a mammina, su. Vai, bravo. Che bucone largo, mamma. Prima quello c'era un buchino piccolino. Ci andava niente dentro di là, vai. Ah, oh, come profumano adesso. Prima erano un po' tutti pucciolenti. Perché poi stanno da un giorno e mezzo nell'acqua. Poi guardate dentro com'è carina. Sti cosi qua non sono troppo rialzati. E poi lo blò. No. Lo blò è grandissimo. Insomma, sono troppo contenta. Basta un po', si rompe. Ok. Mamma. Oh, andiamo di là. Spengiamo. Non si spegne. Ok, ho tolto la chiave. L'ho spenta? Ok. Levati, chiudiamo piano piano, amore, che si rompe. Questa qua è nuova. Aia. E andiamo fuori, Non saltare, mettiti un po' così tu. Ragazzi, sono le ore mezzanotte. 23:41. A me porta mezzanotte. Ma il tuo porta più avanti. Eh certo, perché la mattina sono più sveglio, più presto. Mica come te che ti alzi e stacchi la sveglia 50 volte. Aia, Pio. Saluta papà. Saluta. Pio. Saluta. Allora. Saluta. Ciao. Vabbè. Giuseppe non ha argomentazione, quindi mi ha passato a me la patata bollente. E comunque prima ho fatto la lavatrice. I panni sono usciti un altro po' asciutti. Erano veramente tantissimo strizzati. E la centrifuga l'ho messa a 1000. E il massimo è 1400. Però l'ho messa a 1000. E sono venuti proprio. Io comunque avevo questa lavatrice vecchia che i panni venivano un po' più bagnati. Un po' più bagnati. Che c'è per il sirenetto? Vuoi dire qualcosa? Aia, no. No, e allora che ti metti a fare così? Che sto guardando, che vedi se qualcuno mi saluta. Che ciao! Ciao! E ci sta quel signore che mi saluta, ciao! Vabbè così. Jacopo, vuoi dormire? Che vuoi fare stasera? Non te lo voglio, servi. Certo. Ma ha dormito stasera? No, non ho dormito. Ah, stasera? Dillo che cosa hai fatto. Chi è? Che cosa hai fatto stasera? Che cosa ho fatto? Stavo vedendo la lavatrice. E c'erano quasi gli spaghetti pronti. Mamma mia, che schifo, raga. Però no, sono riuscito a rimediare. Stavo a telefono con mia sorella, parlando con lei. Lei mi ha detto spegni la pasta e scola la pasta. Ho fatto così. Ho spento e ho buttato il pomodoro insieme all'acqua. C'era tutto mischiato. Comunque ho fatto subito che l'ho messo l'hai scolato subito. No, una volta scolato, diciamo che la pasta si era fatta solo un pochettino rossetto, colorato. Ho preso due scatolette di tonno, ce l'ho messa dentro, i pomodorini c'erano. Vabbè, i pomodorini qualcuno. Comunque era buono. Non era male. Perché se non te ne accorgi male, non ne accorgi male. No, ma... Beh, lei ho fatto il pomodorino. Cioè... Voi. Io ho fatto il pomodorino col basilico dentro, bello, bello. Erano gli spaghetti della De Cecco, bello, spaghettino di Che proprio? Ha buttato tutto insieme. Però alla fine ha recuperato e è venuto buono. Però se era uno spaghetto col pomodorino, insomma, era meglio ancora. Stasera abbiamo mangiato tardi, perché poi siamo tornati tardi dai nostri amici. Abbiamo mangiato alle 9:30. Per la settimana prossima c'è pure un'altra novità. Diciamo che lei è un pochettino ancora arrabbiata, però ha fatto tutto io di nascosto. Tanto per aggiungere un'altra spesa in più. Vabbè. Noi andiamo avanti con gli interessi. Con gli interessi, esatto. No, con i debiti. Sì, comunque sono bollettini, sono debiti. Cioè. Comunque i bollettini sono debiti, perciò. Comunque ragazzi, per noi è arrivata l'ora di chiudere qua questo vlog.
ci vediamo domani con un nuovo vlog giornaliero. Vi mandiamo un bacione super 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 giganterrimo. Supersonico. Supersonico. Ma Giuseppe mi viene solo su sì però. No, su, super Saiyan. Mua! Di nuovo un bacione, a domani. Dai tan, dai tan. Na, 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 na. Ciao. 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 Vai Pio, vai. Psh. Spegnila, vai. Vai, vai. Spegnila ciao. Tu. Vai, ciao. Vai.